Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale regionale di Toscana TV. Avete visto e sentito i titoli delle principali notizie sulle quali ci soffermeremo fra pochi istanti. Ricordiamo il lutto nel mondo del calcio mondiale per la scomparsa, la notizia è stata battuta dalle agenzie a metà pomeriggio, di Diego Armando Maradona. Ce ne occuperemo nel finale del nostro giornale con un servizio particolare. Invece subito i dati, le grafiche relative all'emergenza coronavirus, e diciamo che la tendenza sembra rispettare una diminuzione dal punto di vista generale o perlomeno un rallentamento forte dei nuovi positivi. In Italia si registrano 25.853 nuovi casi a fronte di oltre 230.000 tamponi eseguiti. Ieri il dato era di 23.232. In Toscana un calo, sempre sotto quota 1.000, più 986, ieri era più 962, ma sono aumentate di almeno 3.000 i tamponi. Vediamo quello che è molto importante seguire. Intanto, partire dai decessi, se ne registra 722 in Italia, ieri erano stati più 853, mentre in Toscana 67 morti, ieri erano stati 47 in più. Nelle terapie intensive si registra un segno meno per i ricoverati in Toscana, meno 10 a quota 286, mentre il dato nazionale vede 3.848 ricoverati in intensiva con un più 32. Uno sguardo rapidissimo alle province, con Firenze che ha un più 252, ma vedete che sono numeri che sono diminuiti moltissimo in questi ultimi giorni, e da segnalare poi il più 133 di Lucca e il più 107 di Prato e Pistoia. Adesso apriamo il giornale parlando di crisi economica ai tempi del Covid. C'è un dato che ci fa preoccupare un po', quello relativo al PIL, e nel 2020 nella nostra regione un meno 13,5%. L'apertura con Chiara Valentini. Vado a un calo del PIL intorno al 13,5%, quindi molto alto, in numeri equivale, si avvicina quasi ai 200 miliardi, insomma, quindi è una cifra veramente consistente. Per capire la portata di questa previsione basti pensare che solo un mese fa l'Unione Europea aveva previsto, peggiorando quanto detto in precedenza, un calo del PIL italiano del 9,9%. Il PIL è quanto produciamo in un anno in beni materiali e servizi, e un crollo simile, spiega l'IRPET, è proprio dovuto all'entrata in crisi di un settore che normalmente non ne è toccato, i servizi appunto. Come sapete, l'industria è da storicamente abituata ad avere anche dei cicli, il settore dei servizi no, quindi questo è l'evento davvero nuovo, perché vuol dire che si lavora su un corpo che non ha nel DNA proprio il concetto stesso di crisi, di recessione. La drammatica previsione, peggiore per la Toscana che per altre regioni, è anche dovuta al crollo di due settori per noi cruciali. La Toscana, come sapete, per lungo tempo noi abbiamo detto era una regione che stava reggendo molto bene per due motivi: esportazioni e turismo. Erano i due punti di forza della Toscana. Capite bene che questi punti di forza si sono trasformati oggi in punti di debolezza. Quindi noi oggi assistiamo ad oggi un calo consistente della produzione industriale. Parliamo di qualcosa vicino al 20%. Difficile anche fare previsioni. Quando se ne uscirà? Questa è una domanda a cui dico impossibile rispondere, perché capite bene che questa crisi non nasce dentro l'economia, nasce fuori dall'economia, e quindi si risolve quando fuori avranno risolto il problema. Questa è la previsione positiva. Di solito alla fine delle guerre, alla fine delle grandi crisi, nasce euforia, il contenimento dei consumi, tutto quello che ci ha bloccato può ripartire. E quindi se il vaccino arrivasse, se tutti acquisissimo la sicurezza che le cose ripartono, allora è possibile anche una ripartenza consistente. Noi ad esempio ad oggi ci attestiamo su una previsione ancora modesta, 2021 più 5%. E la Regione Toscana erogherà finanziamenti per 124 milioni alle oltre 1860 imprese che hanno partecipato ai due bandi di settembre per nuovi investimenti e che hanno visto accolte le loro domande.
Ma restiamo su temi economici perché c'è stato uno sciopero di un presidio degli oltre 500 lavoratori della Sittel a Firenze. Sciopero e presidio di protesta dei lavoratori della Sittel in attesa di 2 mesi di stipendio arretrati. La Sittel è un'azienda di prima fascia che occupa circa 500 lavoratori in Italia, di cui circa 160 in Toscana, nelle sedi di Campi Bisenzio, San Miniato e Grosseto. Da loro dipende buona parte delle attivazioni e delle riparazioni della telefonia fissa e mobile della Toscana. Sittel non sta pagando gli stipendi, sono in arretrati di 2 mesi, da dicembre sono arretrati di 3 mesi, in più, oltre a queste mancanze, Sittel non ha pagato contributi, quindi il cosiddetto salario accessorio. Oltre a questo c'è il tema del futuro dell'azienda, perché è un'azienda che non paga gli stipendi e non dà quella qualità necessaria richiesta dai committenti. E quindi è chiaro che qui noi siamo davanti al prefetto e abbiamo chiesto un incontro al prefetto per fare forza sulla richiesta nazionale di fare un incontro al Ministero del Lavoro, proprio per rimettere in pari la situazione e ripartire come fanno tutte le aziende, cioè con il pagamento degli stipendi, con un'organizzazione del lavoro idonea a fare quello che c'è da fare e con le giuste dotazioni che permettono ai lavoratori di fare quello che oggi è fondamentale per il Paese, cioè il diritto alla connessione. Come molti sanno, la Toscana è zona rossa ormai da alcuni giorni, anche se si attendono notizie per i prossimi, sperando che venga retrocessa in una fascia se non altro più intermedia, cioè la zona arancione. A Pistoia sono stati effettuati centinaia di controlli. Vediamo com'è andata. Sono oltre 3.400 le persone sottoposte a controllo da parte delle forze dell'ordine nella prima settimana di zona rossa in provincia di Pistoia. Di queste 60 sono state sanzionate per inosservanza delle misure. Per quanto concerne invece le attività o esercizi commerciali, su oltre 900 controlli effettuati sono state irrogate 4 sanzioni. I dati sono stati diffusi dall'Osservatorio Permanente sulla Sicurezza, che si è riunito in prefettura a Pistoia con la partecipazione in videoconferenza delle forze dell'ordine, delle polizie locali e provinciale. Le sanzioni, è stato ricordato, vanno da 400 a 1000 euro, ferme restando le conseguenze di rilievo penale per i soggetti positivi che violano l'isolamento prescritto. Per quanto concerne invece le misure cui devono attenersi i gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali, alla sanzione pecuniaria si associa la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Le forze di polizia hanno svolto anche azioni di contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, contestualmente all'azione di vigilanza anti-Covid, realizzando più di 30 controlli. Proprio la notte scorsa, nel corso di un controllo, la polizia ha fermato un uomo di origini marocchine ma residente a Pistoia, che all'interno di un furgone stava trasportando 12 quintali e mezzo di scarti tessili suddivisi in 25 sacchi di circa 50 kg ciascuno. L'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per i reati in materia ambientale e contravvenzionato anche ai sensi delle normative sul contenimento dei contagi da Covid-19, poiché circolava senza legittima giustificazione. Il furgone di cui era alla guida e i sacchi con gli scarti tessili sono stati posti sotto sequestro. Siamo a occuparci ovviamente sempre di temi legati all'emergenza coronavirus. La Regione Toscana sta studiando un modo per permettere ai propri cari di lasciare l'ultimo saluto ai congiunti che sono ricoverati in ospedale. In epoca di pandemia negli ospedali non si muore solo, si muore soli. Per cercare di affrontare questo dramma nel dramma di molte famiglie, la Regione Toscana, la prima a farlo in Italia, sta studiando un modo per consentire un ultimo saluto ai propri cari. È un argomento che ci sta molto a cuore e che ha portato ad essere la prima regione, con delibera di giunta di lunedì, a istituire un tavolo che sarà coordinato dall'assessore alla sanità per discutere con persone competenti e con persone che hanno a cuore questo aspetto la fase della comunicazione e quindi della presenza dei propri familiari in quello che è il momento più delicato, quello del trapasso,
per persone che oggi in ospedale lasciano i loro congiunti e i loro cari senza poterli avere accanto. Non è ancora la possibilità di far entrare un parente in ospedale, per ora c'è un tavolo, un inizio di discussione, magari non sarà possibile l'ingresso in sicurezza finché le condizioni saranno quelle attuali. Magari sarà un contatto reso possibile da qualche tecnologia. Il tavolo di esperti servirà proprio a capire che cosa è possibile fare. Queste problematiche e le forme, tutte da studiare per poter essere vicini ai propri cari, questo tavolo tecnico che abbiamo costituito lunedì lo approfondirà, perché oggi ci sono le tecnologie, a mio giudizio, perché anche una persona che vive in terapia intensiva gli ultimi momenti di vita ha il diritto di sentire il conforto dei propri cari. E oggi, in occasione della seduta del Consiglio regionale della Toscana, è stato votato all'unanimità l'ordine del giorno che di fatto garantisce la prosecuzione del servizio di guardia medica notturna in Toscana. Parliamo ancora di altre proteste, questa volta nel mondo della scuola, uno sciopero di studenti del liceo si alleggerisca, dicono la DAD, la didattica a distanza. Vediamo. Circa 600 studenti del liceo Machiavelli Capponi di Firenze hanno disertato la didattica a distanza per scioperare contro l'attuale situazione della scuola per l'emergenza Covid. Oggi gli studenti si sono collegati sulla stessa piattaforma usata per le lezioni online, entrando però in un'aula digitale predisposta dai rappresentanti di istituto per un'assemblea degli studenti in cui è stato fatto il punto sulla didattica. Lo sciopero di oggi, spiega uno degli studenti promotori, serviva per creare un momento di condivisione per far uscire le nostre problematiche. Da quando siamo tornati al 100% in DAD ci sono state molte lamentele da parte degli studenti che si trovano in difficoltà. Capiamo, ha aggiunto, la situazione di emergenza, ma chiediamo una riduzione di orario o comunque un alleggerimento della DAD. A tutti noi manca la scuola fisica, stare chiusi in casa per un adolescente è pesante dal punto di vista psicologico. Chiediamo alle istituzioni di venirci incontro. Gli studenti del liceo hanno in programma un'altra assemblea di istituto con tutti per decidere come procedere. Tra le idee, quella di realizzare un video da far girare sui social e una lettera da mandare alle istituzioni. I professori, spiega ancora allo studente, si sono mostrati molto aperti verso questa nostra iniziativa perché anche loro si trovano in difficoltà. E naturalmente, parlando di crisi, con il Natale che si avvicina, questa crisi colpisce anche un simbolo di questa festa, le stelle di Natale, in particolare a Viareggio. Durante il periodo di Natale ornano le nostre case con il loro colore rosso intenso, alternate a varianti che sfumano sul rosa o screziate. Sono le stelle di Natale, pianta simbolo della prossima festività e che quest'anno rischia di non avere il suo spazio nei salotti. La crisi economica generata dalla pandemia da Covid-19 tocca infatti anche il settore dei florovivaisti, che per mesi hanno cresciuto piante che nell'ipotesi peggiore resteranno invendute. La Coldiretti in Toscana lancia un appello per evitare che questo sia simbolo natalizio vada al macero, serve una maggiore possibilità di movimento dei consumatori e una deroga all'apertura dei punti vendita. Molti mercati sono chiusi, le piante non si vendono, potrebbe esserci un secondo disastro economico. Il primo è arrivato nel periodo di Pasqua, a farne le spese sono state le ortensie e intanto i coltivatori continuano a pagare le tasse, i costi delle aziende, il personale. Investono ora per ciò che verrà venduto in primavera. Abbiamo dei dipendenti, ci consideriamo una famiglia e non abbiamo mandato a casa nessuno nonostante la crisi e le incertezze, dice Tina Magnani, titolare insieme al marito di un'azienda di floricoltura nata 50 anni fa nella zona di Viareggio. Il problema è questo, che le stelle di Natale vanno vendute nei 20 giorni, dal 1 dicembre al 20. Ora sta succedendo che tanti mercati sono chiusi, i nostri clienti si lamentano perché non hanno la possibilità assolutamente di vendere le piante, poi le persone non vanno al mercato. I centri commerciali sono chiusi il sabato e la domenica, quindi chi va al supermercato il sabato e la domenica che può acquistare la pianta non va e la pianta non viene acquistata. I sacrifici sono tanti, così come le soddisfazioni prima del Covid. La Toscana produce più stelle di Natale di tutte le altre regioni italiane, merito del clima mite, ideale per le coltivazioni dei fiori in vaso e della terra fertile. La produzione di queste piante nella regione è capace di coprire anche il fabbisogno del Nord Italia, ma adesso il destino di 5 milioni di stelle di Natale dipenderà dalle restrizioni anti-Covid.
amo il mio lavoro e dentro sono allo stesso tempo torturata perché vedere queste piante e buttarle nel cassonetto come ho fatto con le ortensie, cioè non è inspiegabile, è una cosa che, cioè, è un dolore immenso, perché non lo sopporto, non lo sopporterei più. Voglio solo lavorare e vendere un prodotto dove noi abbiamo lavorato 6 mesi e scaldato a 20 gradi. È da luglio che ci lavoriamo, non è una cosa semplice far venire una stella di Natale bella, sono 40 anni che noi coltiviamo, e far venire una stella bella, di prima qualità, non è facile. Ecco, questo era il servizio sulle stelle di Natale. Restiamo in tema perché c'è una proposta lanciata dal sindaco di Pescia Giurlani che parla dei vaccini anti-Covid da destinare nei frigo del mercato, il tradizionale mercato dei fiori. Vediamo. Il mercato dei fiori e delle piante di Pescia in provincia di Pistoia, quale sede ideale per stoccare nei frigo le dosi dei vaccini anti-Covid-19 da distribuire nei prossimi mesi in Toscana. È quanto ha scritto in una lettera indirizzata al presidente della regione toscana Eugenio Giani il sindaco della città Oreste Giurlani, secondo il quale il MEFIT è l'ideale per ragioni tecniche. È infatti la piazza coperta più grande d'Europa, con una superficie di circa un ettaro, e ha nel piano interrato decine di frigoriferi che attualmente ospitano piante e fiori, ma che possono senza difficoltà custodire le dosi del vaccino. Ho lanciato una proposta al presidente della regione, ora arriveranno i vaccini andranno mantenuti nei frigoriferi, andranno mantenuti a certe temperature. Ecco, il MEFIT ha più di 80 frigoriferi che vengono usati per i fiori, ma che sono anche disponibili per far diventare il MEFIT un centro logistico per lo smistamento dei vaccini. Guardate, questi sono frigoriferi, ce ne sono 80, sono frigoriferi grossi, ci si entra col carrello elevatore, si possono portare tutte le temperature. Quindi io ho chiesto alla regione, visto che la regione dovrà fare il piano dei vaccini e dovrà soprattutto vedere dove possono essere immagazzinati, e io ho chiesto che possa essere usato anche il MEFIT. Questa è una piattaforma logistica, servirebbe per valorizzare questa struttura, servirebbe per avere in questa parte della Toscana questo magazzino dei vaccini, e servirebbe per valorizzare, voglio dire, questo territorio. Quindi questa è la proposta che ho fatto a Giani, noi siamo pronti, lo invito a venire e soprattutto a identificare, se è possibile, quali di questi frigoriferi possono essere messi a disposizione per i vaccini anti-Covid che presto arriveranno e che dovranno avere delle temperature particolari. Quindi noi ci siamo pronti, e spero che anche Pescia, ho visto c'è anche altre zone in Toscana, venga presa in considerazione. Dunque, questa è la proposta del sindaco di Pescia. Ricordiamo che oggi è il 25 di novembre, giornata internazionale contro la violenza alle donne. C'è una proposta, una campagna lanciata da Unicop. 100.000 euro per sostenere i 14 centri antiviolenza in Toscana è quanto raccolto da Unicop Firenze in vista della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Sono ben 40 i prodotti messi a disposizione nella campagna La buona spesa è buona due volte. Domani è l'ultimo giorno per contribuire alla crescita delle donazioni alle associazioni. Questa campagna ha dimostrato che se si sostiene la filiera toscana si risparmia, perché c'è uno sconto del 25%, e sosteniamo delle associazioni che si impegnano e lottano contro la violenza di genere, e quindi facciamo una triplazione, ecco, e quindi questa è proprio la filosofia della nostra campagna, dove la buona spesa può cambiare il mondo. Questo è un esempio riuscito e importante di come questo tipo di iniziative funzionano. In tempi di pandemia sedare situazioni di violenza in famiglia non è stato semplice. C'è da dire che inizialmente, proprio all'inizio del Covid, del lockdown, diciamo, i nostri telefoni non squillavano più. Noi eravamo molto preoccupate di questa situazione e ci siamo chiesti qual era il motivo, anche se sicuramente avevamo ipotizzato più cause. Una di queste è sicuramente il fatto che lo stare in casa era uno stare in casa per le donne, ma anche per i compagni, per i mariti, e quindi la presenza sicuramente del maltrattante in casa impediva poi alle donne di avere degli spazi
di autonomia che potessero, quindi che la donna potesse usare per poter accedere a noi. Sì, le donne che sono rivolte per la prima volta sono circa 3.600, sono numeri che ci ricordano quanto il fenomeno della violenza contro le donne sia purtroppo ancora molto radicato all'interno della società e quindi quanto lavoro ci sia da fare a partire proprio dalla cultura e dalla prevenzione. Per la cronaca, Silvio Berlusconi sarebbe pronto a rilasciare dichiarazioni spontanee in aula il prossimo 14 gennaio, quando il Tribunale di Siena si pronuncerà con sentenza nel processo Rubiter, che vede imputato il Cavaliere per corruzione in atti giudiziari. E adesso andiamo avanti, perché ci sono gli arresti domiciliari nei confronti di tre militanti di Casa Pound che si resero protagonisti, secondo l'accusa, di una vera e propria irruzione in un istituto professionale a Firenze lo scorso ottobre. Le Digos di Firenze e Lucca e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Firenze hanno eseguito stamani tre arresti ai domiciliari nei confronti di tre militanti del collettivo Blocco Studentesco, una costola giovanile del movimento di destra Casa Pound, per un'azione violenta compiuta lo scorso 3 ottobre all'Isis Galileo Galilei, zona Soffiano, tra Firenze e Scandicci. Un gruppo di almeno 12 militanti irruppe nella scuola col volto travisato in pieno svolgimento delle lezioni, spintonando e strattonando gli insegnanti e il dirigente scolastico, che tentarono di impedire l'iniziativa. I tre, tra i 20 e i 22 anni, sono due ragazzi di Firenze e uno di Lucca. Sono accusati di violenza e minaccia a un corpo amministrativo dello Stato, aggravata dall'aver commesso il fatto in più di 10 persone riunite. Mentre le indagini proseguono per risalire agli altri partecipanti all'irruzione, per Casa Pound si è trattato di un blitz assolutamente pacifico. La loro colpa, si legge in una nota, aver lanciato alcuni volantini all'interno del liceo Galileo Galilei di Firenze per protestare contro lo stato di emergenza e il rischio di chiusura delle scuole. Gli arresti domiciliari decisi dal GIP appaiono assolutamente giustificati, viene contestato il reato di violenza a un corpo amministrativo e viene rimarcata una palese natura politica delle misure. Bene, adesso, come vi abbiamo annunciato in apertura del nostro giornale, la scomparsa di Diego Armando Maradona. Toscana TV lo vuole ricordare in questo modo, da un archivio storico, dalla sua prima amichevole che il Pibe de Oro svolse nella nostra regione, appena giunto dall'Argentina, nell'agosto del 1984. Vi furono due partite amichevoli in Toscana, la prima sul Monte Amiata a Castel del Piano, la seconda a Siena, e c'è anche una pillola di intervista. Il servizio di Daniele Magrini. Non era un mito, ma era già un sogno per i quasi 10.000 napoletani che quel 2 agosto del 1984 risalirono l'Italia e invasero l'Amiata per godersi la prima amichevole con la maglia del Napoli di Diego Armando Maradona. Il ritiro a Castel del Piano. Classica partitella estiva contro la squadra locale, finita 13-1. Diego fece 4 gol, uno anche in splendida rovesciata. Fa tenerezza vedere oggi Maradona nella sua prima intervista a fine partita, mentre la notizia della sua morte consegna alla memoria il suo genio e la sua follia. Maradona al 50%, anche quello di oggi? Correre con noi. Come si è trovato con i suoi nuovi compagni? Mi hai sentito bene, stiamo in preparazione. Credo che los muchachos che fanno in contra del Napoli oggi lo hanno fatto con tutta honradez e credo che questo non sirve di molto per arrivare al 100% che queremos nosotros. Ha visto, Diego, che grande entusiasmo i suoi sostenitori? Sì, io credo che la entrata dei tifosi del Napoli se merecen esto e molto più. La domenica successiva, la prima amichevole vera per il Napoli di Maradona fu ancora in Toscana, a Siena, con una nuova invasione dei tifosi napoletani già innamorati del Pibe d'Oro. Il 4-0 è solo per gli annali, ma l'entusiasmo che Maradona ha regalato al mondo del pallone rimarrà per sempre. Questo dunque è il ricordo di Toscana TV a Diego Armando Maradona. Vi ricordo che questa sera alle 21.20 circa ci sarà Casa Viola con Lucia Petraroli, intorno alle 23.15 l'appuntamento con Quo Vadis, parleremo di emergenza coronavirus. È tutto, grazie di essere stati con noi, ai prossimi appuntamenti.